Quindi io vedo, lui così è attento a quello che faccio, perché io sto attento. Quindi se io faccio, si è attivato. Se io faccio, adesso di nuovo attento, perché ho creato un accento e adesso si è stabilizzato. Quindi se io faccio troppa pausa, allora io cosa devo fare? Devo, nonostante faccia un attacco, io faccio un attacco potente e devo rilassarmi. E questo è difficile. Questo è per lui un rilassamento. Mi fa... Quando lui vede questa mano e questo atteggiamento di rinuncia, con poca paura, ecco che qui c'è il vuoto. E quando ho fatto la mia tecnica, guardate il mio viso e la mia mano, non si è attivato niente, sono solo caduto. Quindi ho creato, posso anche farlo, okay. Secondo entro, ho creato, però non c'è nessuna attenzione nella mano e quello che ho fatto prima, lo sguardo è lo stesso, la visione è la stessa, se invece faccio e anche solo un sopracciglio si attiva, l'altra legge. E perché riesco a farlo? Perché colpisco rilassandomi. Se io faccio, vedete che si è rilassato, perché ho rilassato la faccia. Questo è un chiodi. Ho rilassato la faccia e si è svuotato. Quindi se dopo una combinazione, ecco che. Allora, è questo. E colpisco perché? Perché sono sceso, quindi rilassandomi sono efficace. Se invece mi attivo per essere efficace, tutta la faccia si legge. Quindi adesso fatemi questo. Sì? Uno, due, calma. Uno, due, calma. Uno, due, calma. Calma, proprio dito, calma. E a metà del calma, poi dite. Dai. È tutta una serie di mente sulla tua lavoro.